Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi ti propongo un'idea deliziosa per la Befana, questa crostata biscottino. Tanti biscottini di pasta frolla che formano questo delizioso dolce. Ho preparato questa crostata con una pasta frolla davvero delicata, si scioglie in bocca. Basterà semplicemente andare a montare il burro a temperatura ambiente e puoi aromatizzarla con ciò che preferisci, dalla scorza di arancia alla scorza di limone, alla vaniglia. Io l'ho farcito con delle ciliegie candite. Vieni con me in cucina e prepariamolo insieme. Preparo la pasta frolla, metto il burro morbido nella terrina, tiralo fuori dal frigorifero circa mezz'ora prima, dovrà essere plastico. Lo lavoro con lo sbattitore elettrico fino a dargli la consistenza di una pomata. Lo raccolgo con la spatola ed ecco che ha già la consistenza di una pomata. Aggiungo lo zucchero a velo e continuo a lavorare il tutto. Dovrò ottenere un composto montato. Ho lavorato il composto per 5 minuti, aggiungo un uovo medio. Continuo a lavorare il tutto fino all'assorbimento dell'uovo. A questo punto metti gli aromi, o scorza d'arancia o di limone, oppure estratto di vaniglia, quello che preferisci. Do una mescolata veloce con la spatola, aggiungo un pizzico di sale, metto la farina setacciata, piano piano lavoro con la spatola fino a farla assorbire e procedo in questo modo fino a metterla tutta. Puoi far assorbire la farina anche con un tarocco, molto più semplice così. Prima di mettere l'ultima parte di farina aggiungo 3 g di lievito, ovviamente sempre setacciandolo. È una pasta frolla delicatissima e facilissima da fare. In un attimo la frolla è pronta, non ci sono più polveri all'interno del contenitore. Otterrai questo tipo di risultato, una frolla bella morbida, ma allo stesso tempo lavorabile e gestibile. Ho sistemato la carta forno sul piano di lavoro, ci sistemo la pasta frolla. La schiaccio all'interno della carta forno e la metto in frigorifero per mezz'ora. Metto un foglio di carta da forno su uno stampo per crostata, diametro 28 cm. Poi adagio un coppapasta al centro, il diametro è di 9 cm. A questo punto inizio a formare la mia ciambella. Ho preso la pasta frolla dal frigorifero, si è leggermente compattata, quindi riesco a maneggiarla con più facilità. Faccio delle palline di frolla del peso di circa 20 grammi ciascuna. Le adagio intanto intorno al coppapasta e distanziate le une dalle altre circa mezzo centimetro perché in cottura gonfieranno. Per regolarmi dello spazio a disposizione, adesso schiaccio ogni pallina. Puoi fare anche un foro al centro e poi riempirlo con della marmellata. Io metterò delle ciliegie candite. Anche il giro successivo tra una pallina e l'altra la mettiamo distanziata di circa mezzo centimetro. Negli spazi rimanenti faccio una pallina di 18 grammi di peso. Le dosi super precise, è avanzato solo questo pezzettino di impasto. Finisco col mettere le ciliegine, metto un po' di zucchero in granella e posso infornare nel forno già caldo, statico, a 180 gradi per circa mezz'ora o fino a doratura desiderata. E
Ed ecco la crostata pronta. La metto sul piano di lavoro e la lascio freddare completamente. Una volta fredda, tolgo il coppapasta, poi la capovolgo sul vassoio. Perfettamente cotta, metto una carta decorativa e poi la capovolgo. Ed ecco la crostata della Befana, semplice e buona per i vostri bimbi. È una frolla davvero delicata, si scioglie in bocca. E a questo punto mangiala come vuoi. Puoi tagliarla a fette oppure stacca i biscottini. E adesso prova assaggio. La frolla è semplicemente deliziosa, si scioglie in bocca, ottima da inzuppo, magari per la prima colazione, la mattina dell'Epifania. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Ricordati di iscriverti al canale se ti piacciono le mie video ricette e di attivare la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima video ricetta. Ciao!